Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo episodio del tutorial per Ministrani. Nel primo episodio abbiamo parlato dell'introduzione alla messa, abbiamo spiegato cos'è la messa nelle sue varie parti. Questo episodio invece cosa serve per la messa? Il calice, la patena, la pisside, le ampolline, il corporale, il purificatoio, il manutergio. Se vi siete persi il primo episodio del nostro tutorial, vi invito a vederlo così da essere pronti per questo secondo episodio. Per preparare una messa ci sono molti elementi che noi dobbiamo sistemare, noi ministranti. All'inizio della messa si prepara il calice, la patena, la pisside. Questo è il calice. Si verserà l'acqua e il vino che poi diventerà sangue di Cristo. Sopra il calice si mette questo. Questo qua si chiama purificatoio. Purificatoio si apre, due, così, separato a metà come si vede. Si apre e si mette qua sopra. Si appoggia sopra il calice. Sopra il purificatoio si posiziona il corporale. Corporale che sopra la mensa verrà aperto e verranno sistemate le cose qua sopra con il calice, la patena e tutte le cose. Viene messo sopra il calice. Così. Sopra il corporale si posiziona la palla. Può cambiare di colore. Può essere per esempio questo qua è bianco, rosso, viola. In base alla messa che si sta celebrando. Per esempio se è un santo martire si mette il rosso. Se è un santo dottore della chiesa si mette il bianco appunto. Se è tempo ordinario si mette il verde. Un funerale, un tempo di avvento, di quaresima si mette colore viola. Dopo il calice si prepara la patena, che è questo piattino che può variare da modello a modello. Questo qua è il piede, mentre ci sono altre patene che sono direttamente dei piattini. Questo tipo di patena viene messo sopra il calice. Dopo il purificatoio si mette il piattino e sopra si mette corporale e palla, così. Con questo tipo di calice non si mette il piattino, ma si mette questa qua tipo di patena. Questa patena è una patena classica dove si mette l'ostia magna per i sacerdoti. Si prende l'ostia magna nell'apposito contenitore, questa qua è l'ostia magna, e si posiziona al centro della patena. Si chiude con la palla, che come il calice può variare da tempo a tempo. Dopo si preparano le ampolline, sono una del vino e una dell'acqua. Questa è l'ampollina, il tappo, si apre così. Si gira un po' il tappo, perché così è chiusa. Quando si deve aprire si gira il tappo, si alza e si porge al sacerdote con il manico rivolto verso di lui. Così lui quando lo riceve da questa parte, io sono il sacerdote, ce l'ha direttamente, lui prende e lo versa dentro il calice. Se voi ci fate caso, nelle ampolline c'è il simbolo, qua c'è un drappo d'uva, lo simboleggia che c'è all'interno il vino. Mentre qui c'è un altro simbolo che simboleggia che si deve mettere l'acqua. Dopo le ampolline si prepara la pisside, che si differenzia dalla patena perché ha un gambo e il tappo. All'interno della pisside si ci mettono le particole o le ostie, quelle piccoline. Verranno consacrate al momento della consacrazione, verranno distribuite al popolo. Dopo la pisside si prepara il lavabo, questo oggetto qua, dove c'è una brocca dove all'interno verrà messa dell'acqua. Un chierichetto versa l'acqua, sopra ci sono le mani del sacerdote e l'acqua cade qua dentro. Insieme a questi due oggetti si prende il manutergio, chiamato proprio manutergio perché serve per asciugare le mani. Questo manutergio si porta insieme al lavabo in questo modo, quindi si mette il manutergio nel braccio, il piattino e la brocca dall'altra parte, versiamo l'acqua e si purificano le mani del sacerdote. Questi sono tutti gli oggetti della messa che un chierichetto deve saper preparare prima di iniziare la messa. Prima di cominciare la messa si prepara il messale, si prepara la messa del giorno grazie a un calendario annuale che comincia con il tempo di avvento e finisce con l'ultimo domenica il tempo ordinario, che è la domenica di Cristo Re. Quindi un chierichetto va e sfoglia il calendario e va fino al giorno della messa. Per esempio oggi è giovedì 18 agosto ed è una messa feriale, ventesima settimana del tempo ordinario. Non c'è una messa particolare da sistemare, è una messa semplice, infatti si prepara soltanto il messale e le cose fondamentali per la messa. Siamo arrivati alla fine del video, questo secondo episodio, dove abbiamo spiegato cosa serve per preparare la messa. Nel prossimo episodio spiegheremo la preparazione dei servizi della messa, ovvero le candele, il turibolo. Vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale della parrocchia. Se vi trovate a passare di qua sempre noi vi accoglieremo. Vi saluto da Salvatore Rosa e ci vediamo al prossimo episodio.